potenza, Melfi, la strada della morte. È una questione di sopravvivenza attraversare questo tratto di strada tra le più trafficate della Basilicata. Sono due corsie per una strada che collega i maggiori comuni del nord della Basilicata e serve anche da transito per le merci, per e dalla Fiat. I nostri politici continuano a trascurare questo problema che si trascina da decenni, mentre giornalmente si contano incidenti, feriti e morti. Drammatico incidente alle 10.30 di stamane. L'autista di una Volkswagen Tiguan potrebbe aver perso il controllo dell'auto a causa del fondo scivoloso della strada. L'auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata da un'altezza di almeno 100 metri, al chilometro 41,2 sul viadotto Scessio, che è il più lungo della Potenza Melfi. L'uomo originario di Melfi è morto sul colpo. Sul posto, tra i comuni di Barile e Rionero, i vigili del fuoco di Melfi e personale di polizia stradale che hanno provveduto alle operazioni di rimozione dell'auto.